In giro per i quartieri di Taranto, beh, per me non è una novità, in 21 anni di attività giornalistica ho consumato le strade di Taranto dal centro alle periferie e mi trovo a Talzano perché c'è un problema di viabilità. Infatti tantissimi cittadini denunciano il fatto che proprio sul corso c'è una situazione proprio ingestibile davvero. Mi riferisco alla problematica della doppia fila, una problematica che andrebbe affrontata attraverso controlli mirati da parte della Polizia Municipale, ma anche creando appunto delle diverse soluzioni appunto di viabilità urbana atte appunto a eliminare o a ridurre sensibilmente il problema della doppia fila. Ma ripeto, la cosa più assurda è che qui non si vedono vigili urbani, c'è un'assenza, non dico totale, ma molto significativo, una scarsissima presenza di vigili urbani. I vigili urbani non devono stare solo nel centro, davanti al Ponte Girevole, vicino al Ponte Girevole, nel Borgo Umbertino, ma devono andare anche e soprattutto nelle periferie, perché qui a Talzano, e mi riferisco proprio al corso, a Corso Vittorio Emanuele, c'è una situazione di anarchia, ripeto, continue macchine in doppia fila, la gente è stanca. Quindi occorre effettivamente potenziare la presenza dei vigili urbani. Fino a un po' di tempo fa c'era un presidio di polizia municipale a Lama, considerando appunto, no, la circoscrizione che appunto accorpava Talzano e Lama. Ora questo presidio è stato eliminato, è stato soppresso e quindi si crea ancora più una situazione, diciamo, maggiormente periferica appunto per Talzano. L'idea di ripristinare questo presidio di polizia municipale sarebbe una buona idea. E il cittadino paga le tasse, il cittadino vuole i servizi, ma a questo punto il cittadino si ritrova solo caos e disagio. Queste cose succedono quando si ha un sindaco, quando c'è stato un sindaco come Melucci che non ha mai girato la città, che era rinchiuso a Palazzo di Città e ovviamente ignorava e ignora completamente queste problematiche. Lasciamo perdere ora il fatto che Melucci fa le passerelle elettorali e gira giusto per così ottenere qualche consenso. Stessa cosa dicasi per Musillo. Musillo ha amministrato Taranto insieme a Melucci per 4 anni e mezzo e avete visto i risultati estremamente scadenti del duo Musillo-Melucci. Musillo non può far finta di niente e fingere di non aver amministrato, aveva i suoi uomini nelle società partecipate e in giunta, aveva addirittura sua cugina in giunta. È l'ora di voltare pagina attraverso una politica dell'ascolto e una politica della presenza, sì, un sindaco che sia presente in città e giri dal centro alle periferie.